scienziati confermano che l'eco radio ricevuto dall'antenna dell'Osservatorio di Medicina corrisponde a un enorme asteroide ai confini con il Sistema Solare e che il suo passaggio nei pressi di Giove lo metterà in rotta di collisione con la Terra. Il corpo celeste è stato nominato Seshat, come la dea egizia del destino. Le agenzie spaziali di tutto il mondo sono in allarme e si affrettano a completare la costruzione della navicella Constellation. L'astronave dispone della più avanzata e complessa tecnologia di propulsione mai costruita dall'uomo. Partirà appena possibile dalla stazione orbitante Space Travel per raggiungere l'asteroide. La missione sarà seguita da terra dal radiotelescopio italiano SRT, il Sardinia Radio Telescope. Buonasera, nuovi aggiornamenti sull'asteroide Seshat. L'oggetto è in rapido avvicinamento ed è ormai prossimo all'incontro con Giove, che fatalmente lo devierà verso il sistema Terra-Luna. Stringono dunque i tempi per avviare la missione che lo dovrà intercettare prima che si diriga verso di noi. Poche ore fa abbiamo intervistato l'astronauta che si sta preparando a compiere questo delicato compito. Via col servizio! Finalmente pronta la missione che scongiurerà lo scontro tra l'asteroide e la Terra. Abbiamo con noi il coraggioso astronauta che si dirigerà verso Seshat. Ci dica, a che punto è la preparazione della missione? La Constellation è pronta, stiamo effettuando gli ultimi test, ma la partenza è prevista nelle prossime 72 ore. Ma come farete a raggiungere in tempo l'asteroide? È a circa 800 milioni di chilometri di distanza da noi e la deviazione dell'orbita deve avvenire entro pochi giorni. Sì, non appena la Constellation avrà lasciato la stazione orbitante, attiverà i nuovi motori a velocità superluminale, grazie ai quali effettuerà rapidamente il flyby col Sole e raggiungerà Giove e quindi Seshat in meno di 2 ore. Come mostra la simulazione che state vedendo, a quel punto verrà agganciata all'asteroide una sonda con vele solari, che una volta spiegate saranno in grado di spostarlo di quel poco che basta per salvarci. Grazie di averci dedicato il suo tempo. A nome di tutti gli abitanti del pianeta non ci resta che augurarle buona fortuna. Спутник Кассини детально рассмотрел орбиту гигантского астероида Seshat. La navetta Atom sta partendo alla volta della base orbitante Space Travel. Stiamo seguendo in diretta le immagini del decollo. Atom è ormai nello spazio e procede verso l'attracco. L'astronauta si trasferirà a bordo della Constellation e partirà per il rendezvous con Seshat. Poche ore ci separano dalla verità. Riuscirà a sventare la minaccia? Controllo a Constellation. Senti, devi raggiungere l'asteroide il prima possibile. Ricordati che i due flyby intorno al Sole e poi dietro a Giove dovranno essere eseguiti
Perfettamente. Intanto noi con SRT ti seguiremo finché sarà possibile e ti stiamo inviando i dati della traiettoria. Constellation a controllo SRT, ricevuto. Sto effettuando il download dei dati. Computer, procedi all'accensione dei motori a impulso. 3, 2, 1, accensione effettuata. Ok, buon viaggio e buona fortuna, ne avrai bisogno. Computer, analizza frequenze radio. Analisi frequenze effettuate. Riceviamo segnali dalla Terra in allontanamento. Imposto traiettoria di prova verso la Luna e verifico gli strumenti di bordo. Computer, esegui scansione radio a 5 GHz. Radiometro a 5 GHz attivo. Visualizzo mappa radio. Il disco appare omogeneo e i rilevamenti risultano corretti. Accelero alla massima velocità. Ok, Constellation, procedi pure alla massima velocità. Però ricordi che d'ora in poi le comunicazioni saranno ritardate di qualche minuto rispetto a noi. E non dimenticare di registrare bene tutti i dati della missione. Venere, un deserto infernale a quasi 500 gradi, devastato dalle piogge acide. Le nubi sono davvero spesse, non si vede nulla della superficie rocciosa. Computer, visualizza mappa radar. Scansione radar in corso. Là c'è Mercurio. Troppo lontano per dare un'occhiata. Computer, carica immagini d'archivio. Visualizzo database immagini riprese nel 2011 dalla sonda Messenger. Guarda quanti crateri da impatto. Qui una densa atmosfera avrebbe fatto comodo. Controllo, sono pronto al flyby con il sole. Computer, analizza l'attività magnetica. Rilevo anomalia nella cromosfera. È in corso una eruzione solare. Controllo, abbiamo un problema. Sembra esserci una protuberanza sulla nostra traiettoria. Computer, immagine H-alfa a tutto schermo. Eccola, è sulla nostra rotta. Computer, attivare gli scudi. Scudi attivati. Computer, ricalcola la rotta verso Giove. Rotta inserita. Tempo di avvicinamento, 42 minuti. Constellation, ascolta bene. Ti ricordo che d'ora in poi sarete soli. Data la distanza dalla Terra, ci sarà un intervallo di almeno mezz'ora nelle comunicazioni e non possiamo farci niente. Tu continua tranquillamente sulla tua traiettoria e ricordati soprattutto di registrare tutti i dati di bordo, per favore. Se hai bisogno di un radiofaro, l'ideale è la Crab Nebula, questo pulsar che da 6500 anni luce da noi è capace di dirigerti preciso sulla traiettoria. In gamba. Computer, attiva tracking del segnale radio della pulsar. Segnale agganciato. Non rilevo interferenze radio. Computer, prosegui sulla rotta mentre verifico i sistemi per la seconda fase della missione.
A questo punto dovrebbe essere nei dintorni di Marte. Subito dopo c'è la parte più critica della missione, riuscire ad attraversare la fascia degli asteroidi. Sono pericolosissimi, anche il più piccolo potrebbe essere fatale per Constellation. Asteroidi in avvicinamento. Pericolo collisione e depressurizzazione. Indossare tuta spaziale. Mappatura ostacoli completata. Rotta evasiva inserita. Tempo di avvicinamento a Giove, 18 minuti. È andata. Sono fuori. Computer, rapporto danni. Non rilevo danni. Trascurabili scalfitture allo scafo, causate da impatti con micrometeoriti. Computer, esegui il flyby con Giove. Ecco la grande macchia rossa. Un uragano attivo da centinaia di anni. Incredibile. Computer, visualizza mappa radio per evidenziare l'attività nella magnetosfera. Scansione a 1.4 GHz completata. Sembra tutto regolare. Procedo impostando la rotta per Seshat. Ormai sono vicino. Devo assolutamente deviare quell'asteroide. L'impatto con la Terra sarebbe devastante. Ricordo che una cometa cadde su Giove e si ebbe una prova della violenza di un simile fenomeno. Computer, avvia il materiale di archivio sull'impatto della Shoemaker Levy 9. Luglio 1994. La cometa Shoemaker Levy 9, catturata l'anno precedente dalla gravità di Giove, si spezza in 21 frammenti che in sequenza cadono nell'atmosfera gioviana. Si generano esplosioni con potenza di 6 milioni di megatoni, pari a 600 volte l'intero arsenale atomico terrestre. L'antenna di medicina riceve il segnale Maser a 22 GHz, emesso dalle molecole d'acqua rilasciate dai frammenti nell'atmosfera. Spaventoso. Eppure affascinante. Chissà se l'acqua è arrivata così anche sulla Terra. Che succede? Computer, verifica status motore a impulso nucleare. Attenzione, output energetico fuori scala. I motori sono surriscaldati. Registro un'accelerazione anomala. Maledizione! Qualcosa nei pressi di Giove ha mandato in tilt il reattore nucleare. Ma quello è Saturno. Dove sto andando? Non riesco a fermarmi. Dove diavolo? Computer, analizza scansione multifrequenza. Struttura globale con conformazione a spirale. Rilevo nubi di idrogeno ionizzato, regioni di formazione stellare. Non può essere. Questa è la Via Lattea. Sono uscito dalla galassia. Ma come ho fatto ad arrivare qui? Quanto tempo è passato?
Flavio? Flavio? Dai, Flavio, svegliati. No, guarda, ho fatto un sogno. Dai, sì, hai fatto un sogno. Dai, muoviti, lancia la schedula e completiamo l'esperimento e andiamo tutti a casa. Ciao ragazzi, benvenuti alla stazione radioastronomica di Medicina. Mi trovo nello specchio dell'antenna da 32 metri, il grande strumento che è in funzione dal 1983. È interamente ricoperto di pannelli di alluminio, sentite, e la sua superficie è molto grande, 32 metri di diametro, la superficie è equivalente, pensate, a una decina di appartamenti da 90 metri quadri. Provate a immaginarla sviluppata e spalmata per terra. Ci sono anche molti altri radiotelescopi nel mondo e poi adesso sta partendo una nuova generazione di strumenti fantastici. Un esempio è lo SKA, Square Kilometer Array. Si chiama così perché la sua superficie di raccolta sarà appunto un chilometro quadrato, square kilometer, 1000 per 1000, 1 milione di metri quadri di raccolta. Una cosa per oggi ancora totalmente inimmaginabile. Beh, questo sarà pronto nel 2024. Uno dei problemi è trovare il posto dove metterle tutte queste antenne, che saranno distribuite su una superficie totale che ha il raggio di 3000 chilometri. Quindi immaginate, ci vuole il deserto dell'Australia oppure del Sudafrica per ospitarle tutte. Però insomma, quando sarà pronto avrà una superficie di raccolta incredibile, una sensibilità e una profondità di indagine nell'universo che finora riusciamo soltanto a immaginare. Tra l'altro ci aiuterà a rispondere a quella domanda che tutti ci facciamo e troviamo molto inquietante: siamo soli nell'universo? Ovvero, che cosa mi fa più paura, che ci sia qualcuno là fuori o essere davvero soli in tutto l'universo? In questo filmato abbiamo visto un ipotetico salvataggio da parte di un eroico astronauta di un asteroide che stava per colpire la Terra. Naturalmente sembra una storia di Hollywood, però in realtà è vero che nel Sistema Solare ci sono un sacco di questi asteroidi che potenzialmente potrebbero cadere sulla Terra e addirittura causare la fine del mondo. Fine del mondo che adesso è molto di moda, c'è la gente che dice nel 2012 succederà, eccetera. Ragazzi, attenzione, questo si riassume dicendo STB, sono tutte balle. Tuttavia è importante monitorare bene la distribuzione di questi asteroidi, seguirli e vedere di trovare se per caso ce ne fosse qualcuno di pericoloso. Per ora non ne abbiamo trovati, ma è uno dei lavori importanti che si fanno qui alla Stazione Radioastronomica di Medicina. Ciao ragazzi, spero che questo viaggio fantastico vi sia piaciuto e che vi abbia divertito in tre dimensioni essere come un astronauta che salva la Terra dalla caduta di un asteroide. Ma adesso la visita continua alla scoperta della radioastronomia.